Vorremmo un attimo spiegarvi che cos'è il premio che noi assegniamo. Si chiama il Mercamis dell'Ecologico Film Festival, dallo scorso anno che noi abbiamo deciso di intitolare il nostro premio, il premio dell'Ecologico Film Festival, a Giuliano Mercamis. E ci sarà una descrizione che sarà fatta dal nostro curatore della sezione cinematografica, Vito Garramone, sulla figura di Giuliano Mercamis. Prima di cominciare, vi faccio vedere chi è Giuliano Mercamis. Lucio. Questo è Giuliano. Questo è Giuliano Mercamis. Ed è diventato il simbolo del nostro premio. Abbiamo stabilito questa forma, una forma come se fosse una moneta, ovviamente più grande di quella che è una moneta normale, perché intendiamo dire attraverso il simbolo di una moneta che la pace per la quale lui si è speso, è un valore di scambio. Quindi lascio la parola a Vito per la presentazione. Tu vuoi dire qualcosa, Mauro? Noi un saluto intanto e un ringraziamento a quanti hanno reso possibile questo evento, la caparbietà di Roberto Quarta, da quest'anno una collaborazione fattiva con l'amministrazione comunale di Nardò, che ci eravamo lasciati con l'impegno l'anno scorso di stringere un'alleanza più forte con un protocollo d'intesa, e questo è stato fatto. Il protocollo d'intesa è un canovaccio che getterà le basi per un nuovo lavoro intorno ad alcuni principi che erano fondamentalmente importanti mettere in risalto. Tutto il lavoro che negli anni è stato fatto e quello che speriamo di continuare a fare negli anni non rischierà più di essere un lavoro perduto. Il protocollo d'intesa tra l'amministrazione comunale che ha reso possibile all'EIF, al Festival, di trovare sede stabile nel centro dei servizi culturali e bibliotecari garantisce una disponibilità di un patrimonio filmico tra documenti, cortometraggi, lungometraggi, che è davvero importantissimo. Sono 15.000 titoli, hanno tutti come riferimento l'ecologia nel senso ovviamente più ampio, la sua eccezione migliore, che è quello che è importante per l'uomo. I corti e i film che stiamo proiettando centrano perfettamente il problema. È vero che è un problema di ecologia, però proprio in questo ultimo filmato l'attore, perché poi sono tutti, molto spesso sono personaggi che hanno vissuto il dramma e interpretano se stessi e le loro esigenze e le loro problematiche, però lo metteva abbastanza in luce il binomio ecologia-economia. Noi spesso dimentichiamo che qualsiasi disciplina del nostro sapere, ma questa è una cosa che noi abbiamo sulla quale ci siamo battuti dal primo anno che abbiamo proposto l'EIF, il FES, il processo della nostra conoscenza che non debba essere, e della nostra esperienza, rispettoso soprattutto di quello che è l'uomo posto al centro di questo universo. E con tutto questo documento, tutti questi documenti, questa banca dati immensa che noi adesso abbiamo, sarà a disposizione della cittadinanza, delle scuole, e certamente nel corso dell'anno, con una scadenza che poi comunicheremo,
proporremo tanti altri filmati che per le ragioni della contingenza del tempo non sono stati trasmessi questa serata. Grazie a tutti per l'affetto che ci avete dimostrato, per il passaparola che quest'anno c'è stato ed è stato notevole. In più parti abbiamo avuto il ritorno di un vociare intorno al festival che magari gli altri anni non c'era. È un festival assolutamente nuovo che si colloca in un periodo difficilissimo, ricco di eventi importanti, alcuni anche meno importanti, molto spesso un evento di un periodo di evasione, e per cui anche più difficile proporre argomenti di stretta attualità o di una profonda malinconia e tristezza come il filmato, come Pollicino, che non può non coinvolgere, non può non dare la misura di quanto è davvero difficile per un uomo vivere in questo contesto sociale. Va bene, grazie a tutti. La parola a Vito. Buonasera a tutti, buonasera a tutte. In pochi minuti vi vorremmo raccontare le ragioni per cui abbiamo deciso di scegliere e intitolare il premio alla memoria di Giuliano Bercamis. Perché vi volevamo far conoscere un uomo e mettervi al corrente di un patrimonio che vogliamo tramandare, un'eredità che vogliamo condividere con voi e una sfida che vogliamo negli anni continuare a rilanciare e sostenere. Mi aiuterò con delle immagini, così vi renderò partecipi di quello che dirò. Allora, chi era Giuliano Bercamis? Questa è una sua immagine, la trovate frequentemente, è l'immagine più famosa, diciamo, che circola sul web. Vi dicevo, chi era Giuliano Bercamis? Giuliano Bercamis era innanzitutto un attore, un insegnante di teatro, un documentarista. Ma fondamentalmente, come amava lui stesso definirsi, era una persona 100% israeliano, 100% palestinese, a testimonianza, a viva testimonianza dell'integrazione tra due culture, due religioni, due modi di vivere e condividere un territorio. E forse questo suo esempio, questo suo forte esempio, è stata la ragione del suo assassinio l'anno scorso, il 4 aprile 2011. Allora, vi racconterò brevemente Giuliano attraverso quello che ha fatto. Giuliano Bercamis era un attore, possiamo dire fondamentalmente era un attore. Ha lavorato in più di 40 film. Queste alcune delle locandine dei film in cui lui ha partecipato. E nel 2004 arriva a distinguersi nel film God's Sandbox come miglior attore protagonista. Riceve la nomination, ma non riceverà mai questo ambito Oscar israeliano. Successivamente Giuliano si trasforma continua la sua carriera di attore, ma si trasforma in insegnante. Avverte l'esigenza di diventare educatore. Inizia ad insegnare quello che sa fare meglio, l'attore. Inizia ad insegnare in un teatro, prima nel teatro della mamma, a Jenin, fine anni 80, il teatro delle pietre, e poi successivamente continua a fare l'insegnante, ma fa il direttore di teatro nel ricostruito teatro. Il suo teatro, il teatro della mamma, viene bombardato, lo ricostruisce e da quel momento in poi, nei primi anni 2000, si chiamerà il Teatro della Libertà. Qual è la mission di Giuliano? Giuliano ha un obiettivo, quello di costruire sulle macerie, vuole ricostruire l'identità di un popolo o l'identità degli abitanti di questa città, scusate, di questa città Jenin, a partire dai bambini, e con loro lavora. E il suo obiettivo è quello di fare dell'arte un momento, e soprattutto del teatro, un momento per creare una coscienza, mobilitare, fare, come lui stesso la definisce, una nuova intifada, ma una rivolta non violenta, una rivolta, se si può dire, culturale, che porti avanti delle istanze culturali e sostenga i diritti civili delle popolazioni. Successivamente Giuliano, attore, è diventato
istruttore e direttore artistico di un teatro, decide di consolidare questo suo impegno attraverso un documento audiovisivo. Diventa per l'occasione un regista. È il documento della sua vita. Descrive 15 anni di vita e di impegno a Jenin, inizialmente con a fianco della madre, successivamente da solo, e racconta varie generazioni di ragazzi di Jenin e qual è stata la loro vita, e possiamo definirlo una storia di vita per altre vite, per aiutare gli altri. Questa è la locandina del suo documentario, un documentario che riceve l'anno successivo, ovvero nel 2004, due premi molto importanti in due festival importantissimi che lavorano con il cinema documentario di denuncia, quello Hot Dogs, un festival canadese, e il Tribeca Film Festival. Qual è l'eredità di Giuliano? Giuliano ha un'idea molto forte che noi in questo festival vogliamo sostenere, quella che il cinema può essere, e il festival che veicola cinema di denuncia, può essere un'occasione di formazione, ma al tempo stesso di denuncia e di presa di coscienza. Poiché solo in questo modo, e qui prendiamo in prestito le sue parole, si può produrre una resistenza culturale che affermi valori universali, come diceva Giuliano, di libertà e di giustizia. Ed è per questo che dal 2011, l'anno in cui c'è stata la sua morte, la scomparsa di Giuliano, dal 2011 che l'EIF ha dedicato i premi del festival alla memoria di Giuliano. Qui vedete il bozzetto dell'opera realizzata da Marco Calogiuri, e che precedentemente vi è stata mostrata dal direttore artistico. Non vi prendo altro tempo, buona serata, vi lascio alla premiazione. Arrivederci. Acceso, sì. Procediamo con la cerimonia di premiazione, quindi invito a salire Gabriele Russo di Cava Production. Invito a salire Nabil. Festival insieme a Luigi De Luca della Puglia Film Commission e Lori Albanese, che è una giornalista di Book Club. Lui, rappresentante della giuria, leggerà le motivazioni e Nabil consegnerà i premi. Ma perché abbiamo voluto che Nabil consegnasse i premi? Allora, abbiamo voluto che Nabil consegnasse i premi perché noi, con il nostro intento di voler ricordare la figura di Giuliano Mercamis, che si definiva al 100% israeliano e 100% palestinese, perché era figlio di Arna Mer, che era israeliana, ebrea, e di Camis, che era il padre palestinese,
noi vogliamo testimoniare attraverso la presenza di Nabil l'idea stessa e la vicinanza con questa regione, con questa terra, con gli ideali di pace che vengono promossi attraverso la figura appunto di Giuliano. E, Nabil, vuoi dire qualcosa? Anzitutto grazie e buonasera a tutti. Una piccola riflessione rispetto alla figura di Giuliano Mercamis. Oltre ad essere un valido attore, regista, una persona molto attiva, per me, ma per tanti palestinesi, rappresentava, simboleggiava una speranza, perché lui era quella proiezione che, secondo me, ha delle potenzialità immense per risolvere diversamente questo conflitto, che non penso possa mai essere risolto per via delle stesse armi, o meglio, arma contro arma, esercito contro esercito. I palestinesi hanno delle potenzialità molto esigue rispetto alla controparte, diciamo così. Per cui io sono convinto, lo dico sempre, che la cultura è un'arma molto potente, un'arma che va oltre quello che è la materia, è un'arma che ha l'intelletto come materia primaria. Quindi la cultura, così come insomma un meccanismo, una realtà che ha queste capacità, la cultura contiene anche un racconto diverso. La cultura ha la capacità di raccontare una storia diversa, così come il festival, il film International Ecologico Film ha questo intento di restituire dei frammenti di realtà attraverso i documentari. Così il lavoro di Mercamis, come il lavoro di tanti altri intellettuali, è quello di restituire, di ricostruire una storia omessa, una storia mal raccontata, una storia raccontata da chi è più potente, quindi ha più mezzi di divulgazione, ha più mezzi per manipolare e per far passare la propria versione. La cultura ha questa responsabilità di restituire l'autenticità al racconto della storia, e il lavoro di Mercamis era quello di restituire questo racconto vero, ma di costruire una proiezione verso la quale penso che sia, almeno la mia speranza, quella ideale, quella ottimale per appianare quel conflitto che devasta quella zona, ed è quella di costruire una prospettiva comune, di costruire una memoria comune per poter andare ad una conciliazione partendo da questi presupposti, diciamo, che si avvicinano sempre di più. Mercamis e tanti altri come lui sono indispensabili a questo processo, che non può essere diverso, e penso che sia l'unica soluzione, l'unico percorso a questo dilemma, a questo conflitto. Essere palestinesi, tra l'altro, come dicevamo prima, è una dannazione. Una dannazione perché si tratta di fare tanto sangue amaro contro questa ingiustizia subita. Fare i conti giornalmente, fare i conti momento per momento contro questa rabbia che devasta e spesso ti porta a delle derive sconcertanti. Le abbiamo viste, gli uomini bomba e quello che possono fare, quello che può fare questa disperazione, questo male, questo tumore che si insedia nelle persone. Ma è al tempo stesso anche una benedizione, perché ti permette di, se la cogli, se cogli l'attimo, ti permette anche di fare un lavoro su di te stesso, di allargare, di fare un posto anche all'altro, per quanto possa essere diverso, per quanto possa essere in contrasto con i tuoi punti di vista, però penso che sia indispensabile fare un posto per poter accogliere l'altro, per poterlo masticare, per poterlo capire, per poter anche proporre a lui una soluzione di cammino insieme. Quindi questa è la mia riflessione rispetto a Giuliano Mercamis e
al tempo stesso un ringraziamento per il vostro lavoro, perché è davvero essenziale, perché è davvero prezioso. E grazie per avermi onorato con questa premiazione. Allora, ringraziamo appunto Nabil per la sua testimonianza e procediamo con la consegna dei premi. Quindi invito Gabriele Russo a dirci chi è che ha vinto. Sì, allora io intanto a mia volta ringrazio l'Ecologico Internazionale Film Festival per avermi dato ancora una volta insieme ai miei colleghi della giuria la possibilità di vedere tante opere così diverse tra loro, tutte interessanti, per aver avuto la possibilità di cogliere proprio in quelle opere quello sforzo intellettuale, culturale, di grande spirito nei confronti degli altri, che può essere appunto una semente per una crescita di una grande foresta di, non soltanto di buone intenzioni, ma di fatti concreti. E quindi anche per la mia voce a nome di Luigi De Luca e di Gloria Albanese, la giuria assegna una menzione speciale ad Emilio Casalini, se è presente. Emilio Casalini per il film Spazzatur, con la seguente motivazione: perché mentre fa luce su un argomento oscuro come lo smaltimento e il riciclo dei rifiuti tossici, punta i riflettori sui traffici sempre più frequenti tra Italia e Cina, imponendo una riflessione sui consumi, sullo sfruttamento e sull'economia. Ritira il premio Antonella Cazzato. Questo è il premio. È una menzione. Antonella dovrebbe, un attimo Antonella, poi fatti una foto con Nabil che ti consegna il premio, con la giuria e con noi. Ok? Perché ci dicono sempre che ci dimentichiamo di fare le foto, poi non abbiamo mai le foto ai festival. Allora, Emilio ci aveva chiesto di leggere, grazie alla presenza di Antonella che si è prestata, è una sua amica, di leggere un ringraziamento per la consegna del premio. Allora, buonasera a tutti, mi dispiace molto di non essere tra di voi, ma lavoro in questo momento a Suardice e non mi è possibile muovermi da Roma. Vorrei però ringraziare tutti i presenti per questo riconoscimento ad un lavoro che racconta storie di sfruttamento umano e di criminalità organizzata. Riceverlo a Nardò ha un significato molto particolare per me, perché tra le estati, sotto il sole, dei filari di pomodori e di angurie, lui c'è stato, occupandomi di sfruttamento del lavoro nero e di caporalato, di dolore, fatica e violenza. L'anno scorso, proprio in questo paese, abbiamo festeggiato una piccola rivolta contro l'illegalità diffusa che schiaccia i diritti dei lavoratori, distrugge l'economia di chi opera nella legalità e umilia le coscienze degli onesti. Speravamo che fosse l'inizio di cambiamento, un momento di svolta per togliere dalla melma del ricatto umano ed economico una splendida terra ricca di bellezza e di onore. Tremo un pochettino perché sono parole molto belle quelle che ha scritto Emilio. Purtroppo ci eravamo sbagliati. Ad un anno di distanza la situazione è peggiorata. Le leggi buone che ci sono non vengono applicate. I controlli sono spariti e hanno ripreso potere coloro che dovrebbero essere schiacciati prima dalla coscienza collettiva e poi dalle istituzioni. Chi si occupa e lotta per difendere questi diritti, che non riguardano solo pochi immigrati, ma che minano di marcio le basi di una società, oggi è minacciato di morte e continua in perfetta solitudine una lotta che deve essere di tutti noi. Mi spiace non essere qui presente per poter pronunciare di persona queste parole, ma chi le legge è ben più rappresentativo di me nel farlo e mi onora della sua amicizia. Concludo con una preghiera.
L'amore ed il rispetto della natura, dell'ambiente, non può prescindere da quello del rispetto dei diritti umani fondamentali e della giustizia. E nessuno può fingersi indifferente, sordo o incosciente rispetto a quello che succede in una lontana cittadina cinese dove bambini muoiono lavorando i nostri rifiuti o in un campo delle Cese dove vengono raccolti i frutti della nostra tavola. Grazie ancora a tutti. Emilio Casalini. Grazie. Grazie a te, grazie Emilio. Questo è per te, questo te lo bevi tu. Grazie. Grazie, grazie. La giuria assegna poi il premio per la sezione Nardò Cinema, sì, ad Achille Cofano per il film Apulian Dream, con la seguente motivazione: per l'ironia con cui descrive una grande ferita del territorio, passando senza soluzione di continuità dalle bellezze del paesaggio alle brutture della sciatteria e dell'incuria dell'uomo, per il fare naif del protagonista che in una manciata di minuti riesce a dare espressione alle varie sfumature della sorpresa. È presente Achille Cofano, quindi ritira il premio il regista. Che sarebbe la produzione del cortometraggio. Facciamo la foto. Ci siamo? Ecco qua, volete fare una dichiarazione? Siamo felici di essere qui, siamo felici di aver vinto questo premio su un tema che ci accomuna tutti e che abbiamo voluto esprimere in questi 10 minuti, come ha detto Roberto, come ha detto, con molta ironia, per, diciamo, rispecchia la nostra personalità. Comunque veramente oggi giravo in Valle di Itria, noi abitiamo a Locorotondo, giusto un flash, ho visto un frigorifero buttato per strada e faceva caldissimo e ho pensato di fermarmi a bere qualcosa, perché soltanto una grandissima organizzazione di un popolo, di un comune, può mettere un frigorifero lì per i viandanti, e invece al solito era vuoto ed era buttato miseramente per la strada. Tutto qua, cioè non ci sono altre parole. Grazie Achille, aspetta, anche a te vieni consegna. Arrivederci, ciao. Allora giuria, possiamo andare avanti. Procedere. La giuria assegna il premio per la sezione Ambiente a Daniele Azzeni per il film I morti di Alos. Di Alos. Con la seguente motivazione: per il modo, l'avete visto, per questo state applaudendo perché è veramente un film fantastico, per il modo in cui riesce a combinare finzione e realtà in un intreccio narrativo atipico di grande originalità e suggestione, per il profondo sentimento poetico che anima tutto il racconto e il modo in cui riesce a racchiudere in una storia ambientata in un piccolissimo paese della Sardegna fatti che hanno caratterizzato l'intera Italia. Riceve il premio? Ritira il premio Elena Gissi. La foto. Ok. Elena, io ti ringrazio a nome di Daniele, perché Daniele teneva molto a ricevere il premio. Siccome noi abbiamo stabilito che i premi, perché in realtà i premiati sono di più, ma abbiamo stabilito, proprio perché vogliamo essere coerenti, che i premi sono dati soltanto agli autori che vengono o a chi manda delle persone a rappresentarli. Quindi Daniele ci teneva a ricevere il premio e non conosceva nessuno. Per fortuna si è prestata Elena, che glielo spedirà. Grazie. Meritatissimo il premio. Concludiamo forse con il film che sarà proiettato subito dopo, sì.
vuoi dire due parole su sulla storia di questo film? Lo dico io velocissimamente. Questo film non, a un certo punto non potevamo più valutarlo, ci è arrivata una comunicazione da parte di Roberto, perché era stato acquistato da una casa di distribuzione e quindi sarà nelle sale a ottobre. E quindi non poteva essere né proiettato né oggetto di giuria. Ma questa casa di distribuzione, valutando in maniera decisamente rilevante l'esame da parte della giuria in un festival come questo, ha comunque fatto un'eccezione e ci ha permesso di valutarlo e di proiettarlo. Nella valutazione abbiamo ritenuto che fosse il miglior film per la sezione società. Sì. E quindi la giuria assegna il premio per la sezione società a Franco Fragassi e Massimo Lauria per il film The Summit, con la seguente motivazione: per la ricchezza delle testimonianze raccolte e il coraggio di scavare in una delle pagine più nere e aberranti della storia della democrazia del nostro paese, G8 di Genova. Per il modo in cui i due autori, entrambi testimoni diretti e vittime delle violenze di Genova, sono riusciti a mettere insieme un quadro limpido e obiettivo di quanto accaduto, dando un contributo decisivo alla comprensione sociale e politica di quegli scontri. Riceve il premio? Ritira il premio Francesca Manno della Minerva Pictures. Francesca, vuoi dire qualcosa a nome? Due paroline, buonasera, e un ringraziamento a nome degli autori e dei registi e del gruppo produttivo che rappresento qui stasera, Telemaco, Thalia e Minerva Pictures, che hanno voluto fortemente il completamento di questo bellissimo documentario d'inchiesta e come avete anticipato anche voi, sarà distribuito in sala quest'autunno e incrociamo le dita, per cui insomma io vi auguro buona visione e grazie agli organizzatori del festival, ai sostenitori del festival, perché come anticipavo anche a te Roberto, io da salentina sono orgogliosissima che ci sia un festival che promuova e sostenga la cultura ambientale e ecologica. Quindi grazie ancora e grazie alla giuria. Grazie a te. Non te ne andare, Francesca. Ecco qua. Grazie. A Elena ci siamo dimenticati di darla, ma glielo daremo dopo. Allora, io volevo ringraziare di nuovo tutti. Abbiamo una serie di proiezioni che seguiranno la premiazione, ma prima di lasciare Nabil e Gabriele alle loro incombenze, diciamo a quello che devono fare, io vorrei chiedere a tutti voi di mantenere fede a questa iniziativa. L'Ecologico Film Festival è un evento che avviene a Nardò ormai da 5 anni, quindi noi vogliamo veramente che tutta Nardò ci stia vicino, visto che ormai questo protocollo d'intesa di cui ha parlato Mauro poc'anzi rappresenta un punto di partenza, ma vogliamo veramente che diventi un luogo per tutti i neretini questo. E quindi io ringrazio Nabil per averci dato, attraverso la sua testimonianza e la sua presenza, un motivo di credere che si può andare avanti. Noi abbiamo pensato al premio Giuliano Mercamis che consegniamo agli autori perché noi crediamo che Giuliano sia stato un esempio, e quindi noi attraverso questo trofeo invochiamo la sua presenza perché dia sostegno e coraggio agli autori nel loro lavoro. Grazie. Grazie Gabriele. Allora, continuiamo
con le proiezioni. In prima battuta abbiamo la proiezione di un film che si chiama Anime Verdi. Inviterei Teresa Zizzi a salire sul palco per la presentazione di questo lavoro, se è in sala. È in sala, che poi in sala, questa non è una sala, però è qui, possiamo dire è qui. Ebbene, non puoi fare diversamente. Allora, Teresa Zizzi lavora presso il parco di Torre Guaceto e ha contribuito alla realizzazione di questo film che vedrete, che abbiamo voluto inserire fuori concorso per una semplice ragione. È stato fatto, è un lavoro corale svolto, realizzato da alcuni studenti, che adesso lei stessa descriverà. Prego. Innanzitutto buonasera, grazie a Roberto, grazie a questa vetrina che dà anche al comune di Cisternino, perché io sono responsabile del centro di educazione ambientale e insieme a un progetto che Alberi in Corto, promosso da Volenti Spiriti, ha permesso di avere dei fondi per realizzare questo cortometraggio e in collaborazione con il Lib Lab di Milano, che si occupa di documentario italiano dal punto di vista proprio ecologico, con anche il Doc Villaggio, sì, molto molto interessante questa collaborazione, che ha visto poi 10 ragazzi del liceo polivalente di Cisternino interfacciarsi con le tecniche audiovisive, la conoscenza del territorio e tramite poi un linguaggio che è stato quello multimediale, quello naturalistico, è venuto fuori questo cortometraggio che narra gli alberi monumentali, del territorio, la conoscenza attraverso la memoria storica degli stessi protagonisti, che sono i contadini, i massari. Quindi non è facile, soprattutto la realtà che è quella odierna, no? In un contesto appunto attuale, coinvolgere dei ragazzi di 17-18 anni a non solo la tecnica audiovisiva, che quella diciamo è stata la parte più, secondo me, che ha portato a iscriversi a questo laboratorio, no? Ma la parte naturalistica. In realtà il tutto è stato combinato da una sequenza di emozioni, perché i ragazzi hanno incontrato le persone del territorio che hanno narrato la valenza non solo naturalistica dell'albero monumentale, che poteva essere un fragno, un leccio, ma anche il loro vissuto, no? Che era emozionante rispetto a quell'albero, alla storia della contrada. Per cui il risultato è stata la realizzazione di questo cortometraggio che alla fine, da quello che sta evincendo, penso che stia andando bene, perché è stato presentato anche a Milano all'Ecological Film Festival. So che ha avuto diverse menzioni in altri luoghi a livello nazionale e saremo anche presenti al quarto documentario naturalistico italiano, per cui le ragazze sono molto molto soddisfatte e anche diciamo io e la mia collega Maria Piamoggia, che stasera non è potuta essere, vi porto i saluti, per cui grazie anche a Roberto che ha dato questa possibilità. E io penso che i giovani devono avvicinarsi al contesto naturalistico, al contesto storico, ed essere poi, no, portavoce di qualcosa che può essere non, come dire, qualcosa che... Allora, questo lavoro è molto molto poetico,
La sua valenza è dettata dal fatto che il racconto si sviluppa attraverso una voce narrante, che è la voce del Fragno. Quindi vi invito a vederlo con molta attenzione, perché è un lavoro di una grande sensibilità. Grazie Teresa. Sarà subito seguente a questo film The Summit, il film che ha appena vinto, ed è un film che riguarda la questione legata alla scuola Diaz, quello che è successo al G8 di Genova, però il taglio è documentario, quindi avrete modo di vedere delle testimonianze dirette e soprattutto di farvi un'idea abbastanza definita di quello che è veramente successo quella sera. Ovviamente ho sbagliato l'elenco, per cui non mi ricordo cosa c'è dopo. Nome del vostro. Subito dopo ci sarà La bilancia di Carlo Tozzi, che è un film molto delicato su un evento che si racconta essere successo all'inizio del Novecento. E poi c'è ABC di Madrilan, un film tedesco ambientato, breve, 12 minuti, ambientato in Africa. E poi c'è un film, questo lo raccomando con particolare attenzione, Alma di José Xavier Pérez, che dura 30 minuti, un film spagnolo che riguarda un problema legato alla figura del testimone di questo film, che soffre di sclerosi multipla e che lo porta a fare delle scelte molto coraggiose, e che ovviamente non vi anticipo. Buona visione, ci vediamo l'anno prossimo, se Dio vuole, e auguro a tutti un anno pieno di grandi soddisfazioni, soprattutto dal punto di vista umano e dei diritti dell'uomo. Grazie.